Sono in arrivo per i contribuenti napoletani gli avvisi di pagamento della TARSU. Per l'anno 2011 non è previsto alcun incremento dei costi per la quota di competenza del comune. Le tariffe sono leggermente in aumento invece per la quota provinciale. Dal 2010, nell'ambito delle disposizioni urgenti contro l'emergenza rifiuti, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene calcolata sulla base di due costi distinti. Uno è quello relativo alle attività di raccolta e spazzamento di competenza del comune. L'altro invece è riferito alle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti che rientrano tra le competenze della provincia. La novità vera e propria è che la provincia ha aumentato la quota di propria competenza per quanto attiene al costo dello smaltimento rifiuti. Avendola aumentata anche retroattivamente, i cittadini dovranno pagare una differenza che attiene al recupero del 2010 e una differenza praticamente sul 2011 rispetto a quella che avevano già pagata nel 2010. La cartella quindi sarà composta da tre voci con un importo unico, di cui una è la competenza del comune e due sono della provincia relative al 2010 e 2011. Per fornire assistenza e tutte le informazioni utili ai contribuenti, in corso Arnaldo Lucci 82 presso la sede del servizio accertamento delle entrate è attivo un front office TARSU che è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.30. È un front office a 360 gradi perché va dalla consegna dei moduli necessari a modificare la loro posizione contributiva, tipo denunce di cessazione, di variazione, di cancellazione, di nuova iscrizione, dove sono stati predisposti appositi modelli per ogni tipologia di atti, sia un aiuto proprio materiale alla compilazione, specialmente per quelle persone anziane o persone praticamente che sono meno padroni della materia. Riceviamo inoltre le istanze di dilazione, le istanze di rimborso e le istanze di sgravio per tutte le materie tributarie.